tutto va paragonato all'epoca, no? Perché se io vi dico che un paese ha 800 abitanti, ma adesso vedete, all'epoca 800 abitanti era tantissimo, perché erano 2 milioni di anni. Quinto sole è anche il discorso che ha fatto da destra fuori da vari comuni, perché ha agglomerato, ha spezzato, soprattutto nel periodo tra il 700 e l'800, con la rivoluzione, con i francesi prima, poi con il Francesco Giuseppe, tutto quello che si è succeduto qua a Milano, è stato un momento in cui i comuni venivano fatti di spalle. Quinto sole ha come nome un'origine chiaramente romana, perché tutti i nomi che cominciano con quattro, quinto, sesto, indicano la distanza in miglia dal centro. Quinto sole vuol dire che era 5 miglia dal centro di Milano. Quando a sole, anche se è vicino a Mirasole, non si pensa che si riferisce in Mirasole, ma che forse una delle ipotesi è Quintisole, cioè Quintisole, okay? Che è diventato Quintisole. Questo perché naturalmente da qui Quintisole è telefono. E io mi convincio però, per esempio con la pizza, ieri io non ho 2000 anni, quindi non so come fosse una volta, poco ma non ce l'ho. Che cosa c'è a Quinto Sole tuttora visibile? Allora, intanto c'è probabilmente la cascina Camporniano e Camporniaghino che sono sulla strada. Adesso questo prato non c'è più, nel senso che davanti c'è un palazzo. Però è stato fatto abbastanza basso, è a 2-3 piani. Sono quasi di una quantità singola, cioè che lo facciano il palazzo. E non è neanche più di sé. Poi che cosa c'è? Un casino di caccia, vedete le finestre ogivali in cotto, quindi ovviamente qua c'è il testo, con davanti quello che è probabilmente un lavatore. La chiesa, l'antica parrocchiale, dietro è stata costruita nel 1930 qualcosa per la nuova, e anche nel campanile del nuovo. La chiesa invece è settecentesca. E questo palazzo con questa torretta è una cascina, ma vedete che c'è lo stemma della seconda famiglia con Follo di Neri. Quindi anche questo è un edificio storico di notevole interesse, più tutte le cascine intorno, naturalmente, di ciò che accogliamo con Giacchino. Se andate verso il fondo a Camporniano, cosa trovate? Al suo momento è un posto così bello, il calcio, di opera. Il parco di Cinello, questa è una realtà molto conosciuta per tutta la vicenda che ha avuto sempre con il signore siciliano qui sopra. E io conosco bene anche naturalmente i ragazzi della famiglia che ha cercato di lottare finalmente parando appunto l'affidamento di questo territorio. Il Parco di Cinello all'incirca segue il percorso del Cavo di Cinello. Cavo di Cinello che, come tutti i fiumi di Milano, è stato bene o male interrato, che tranne pochi pezzi non si vede. Però se uno va in campagna e sa come era una volta, riesce anche a ricostruirlo. Qui si vede ancora, perché questo angolo è dettato proprio al Cavo di Cinello. Dovete capire, giù di là, taglia in mezzo la strada per la cartella, e poi prende quest'angolo e fiancheggia la via fino ad andare poi in un po' schermo. Lo rincontreremo per l'altro. Quindi il parco prende il nome da quel cavo. Il cavo scorre lungo una via che si chiama Campazzino. La via che si chiama Campazzino prende il nome di una cascina che si chiama Campazzino, la quale sorge vicino alla cascina che si chiama Campazzo, che è quello che ho fatto nel discorso del Parco di Cinello. La domanda che mi sono fatto è: ma anche di tanto è vero che può chiamare uno Campaccio e uno Campaccio piccolo? Infatti, se guardate la mappa dentro la Vincia del 1600, si chiama proprio Campaccio, non si chiama Campazzo, no? Che cosa c'è qua di notevole? A parte che c'è una cosa curiosa che vi dirò dopo, ci sono delle cascine che si sono un po' perse purtroppo tutte. La prima è quella, quell'oasi da sopra il mezzo verde, vedete? E che è la cascina Gallina, e su cui tra poco torno. Qui sull'angolo c'è la cascina Giulio, qui in fondo la cascina Campazzino. Allora, perché è una storia un po' triste? Perché queste cascine sono praticamente abbandonate. E nella cascina Giugno c'è stata una popolazione abusiva e è stata murata.
22 appartamenti in tale da dire, da parte del vecchio proprietario, che è morto l'anno scorso, e non si sa che cosa succederà con il nuovo proprietario, né si sa cosa succederà con gli interni, che tra poco vedremo. Da qualche volta nel 2001 la effettuare la cera. La cascina Capazzini invece è la prima che dovrebbe essere recuperata e annessa alla cascina Campazzo nell'ambito del parco di Cineto, e per esserci già anche un progetto per la didattica rurale. La cosa curiosa è che in questo angolo, dove c'è la cascina Giugno, lì vedete un altro edificio, vi domanderete cosa sarà, una porcilaia oppure magari una femmina? È un'antenna, perché quella cascina era la sede delle armi di Amerika. Esatto, forse 60, ma perché c'è una ancora che non si è capito se c'è o non c'è, però diciamo 59. Quella di via Canelli? Non lo so, adesso, ma credo forse sì, perché c'è una che è in dubbio adesso. Comunque, quante sono le cascine in totale? Più di 100. Quindi, più di 100. Quindi 40 sono private. Si può intervenire su quelle private? La risposta è praticamente no. Perché è difficilissimo riuscire ad ottenere dal proprietario che faccia qualche cosa secondo certe regole. Vigile della riforma della privata, eccetera, eccetera, morale, non si riesce a fare quasi tutto su quelle privata. Quelle pubbliche invece è compito, direi dovere dell'amministrazione comunale, di fare il recupero nel migliore dei modi possibili. Questo discorso del recupero l'ho fatto anche per ricordarvi che Milano è, come dicevo, il secondo italiano per l'espansione del terreno agricolo e quindi anche per Cina. Cioè non è un terreno agricolo abbandonato, è un agricolo coltivato. Anzi, siccome gli agricoltori di Milano non sono tantissimi, ogni tanto vengono presi degli agricoltori fuori Milano perché vengono a coltivare i terreni di Milano. Okay? Cascina Campazzo. Allora, Cascina Campazzo, al di là della sua situazione attuale che è ancora in movimento, ma comunque si spera che si risolva il problema dell'attività, è composta da l'Oratorio di Sant'Ignazio, voluto da parte della Polizia Comunale del 1902, la cascina con le sue strade pienine, la strada d'accesso con una parte gli alberi che si va verso e dall'altra verso la zona di piazza di Integrazio, che è lungo dove c'è la cacciatura, e l'interno con le relazioni che erano dei salariati che sono della famiglia Cucciani, oltre alla sua situazione culturale, che è un altro lato. Molte di queste cascine, che avete visto quando fatto le ripeto dall'alto, sono cascine lombarde a corte quadrata, quindi sono i tipici esempi dell'abitazione lombarda rurale. Tre rocchetti sono tre rocchetti, cioè rocchettone, rocchettine e rocchetto delle rane.
dal puro che non è di uno.